Ben ritrovati, ultimo appuntamento per questa settimana di Fatti e Misfatti, il format televisivo in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno in onda qui su Video Italia Puglia. Parliamo sempre il lunedì e il venerdì, scusate, della Puglia in positivo e infatti oggi l'attenzione sarà su una problematica, anche se che affligge parecchi genitori, parecchi bambini, soprattutto all'interno delle scuole, ma non solo, anche in altri ambiti, però lo guardiamo da un lato positivo perché ci sono delle persone che vogliono raccontarlo con una storia e farne un cortometraggio. Allora, abbiamo ospite qui in studio con noi e ve li presento a partire da Rosa Lo Iodice che è la produttrice di un cortometraggio che avrà il suo primo ciak veramente a breve qui nel territorio pugliese. Un cortometraggio dedicato alla lotta contro il bullismo che vedrà come protagonisti, questo lo possiamo anticipare, Gerardo Placido, questo attore importante nel panorama nazionale che presterà la propria opera proprio nella realizzazione di questo cortometraggio, ricordiamo, contro il bullismo. Un cortometraggio tutto in salsa pugliese, come si dice in gergo, che vedrà protagonisti le città non solo di Corato ma dell'intero territorio del nord barese, con il coinvolgimento anche dei cittadini ma anche delle scuole. Ed è per questo che oggi è qui con noi anche Grazia Ferrucci, Buongiorno. un'insegnante e collaboratrice della dirigente scolastica del Battisti Giovanni XXIII, e quindi ringraziamo innanzitutto la dirigente ma tutta la scuola perché attraverso poi Grazia sentiremo come la scuola si adopererà in questo progetto relativo alla lotta contro il bullismo ed è anche qui con noi Angelica Lobuono, la direttrice di produzione di questo cortometraggio, a quanto pare un cortometraggio tutto al femminile, però poi pian piano ci saranno anche i maschietti che daranno sicuramente una mano nella realizzazione. Un cortometraggio che sicuramente poi andrà e parteciperà a parecchi festival, sia dedicati ai ragazzi, ma sarà anche proiettato una volta completato all'interno delle scuole, almeno è questa l'intenzione della produttrice. E parliamo proprio con lei, Rosa Lo Iodice, da dove nasce l'idea di questo cortometraggio? Buongiorno. Allora, l'idea di questo cortometraggio è nato ad entrambe, sia a me che per Angelica. Appunto, mamme, abbiamo deciso di affrontare questo problema che sta diventando comunque, credo, una piaga, se così si può chiamare, nel senso in cui già anche dalle nostre scuole, dove i nostri figli frequentano, vediamo queste cose brutte, chiamiamole così. E niente, abbiamo pensato di fare questo cortometraggio inserendo anche un attore di rilievo, appunto anche per richiamare l'attenzione della gente, e con la regia di Fabrizio Pastore, che lui farà le musiche, scriverà anche le sceneggiature e tutto quant'altro, quindi in direzione artistica completo. E niente, vogliamo affrontare e far arrivare il messaggio, ma non solo ai bambini, Carlo, ma anche ai genitori, agli adulti, perché secondo me nasce proprio dalle famiglie l'attenzione, perché la scuola e la famiglia devono interagire assieme, perché la scuola da sola non può lavorare, quindi è giusto che intervengano anche le famiglie in questo discorso. Quindi è un messaggio a buon fine, ma per tutti. E adesso ho inserito anche una scuola di Corato, essendo io coratina, e come si chiama la. L'Istituto Comprensivo Battisti Giovanni XXIII. E inserendo anche gli alunni. Domani ci saranno i casting per i bambini, domani e dopodomani, e quindi far interagire anche loro, far vivere il proprio, far arrivare il messaggio, lo devono capire tutti. E
che si può combattere questa situazione, dato che ultimamente ho visto che anche i ragazzi di 12 anni, suicidi, queste cose, capire il perché si arriva a ciò. Certo, le cronache nazionali proprio di qualche giorno fa ci parlano proprio di una ragazzina di Pordenone che aveva avuto degli atteggiamenti, aveva subito dei soprusi, poi un po' anche legato a quello che è il mondo virtuale, soprattutto con i social network, ed è lì proprio anche con delle tematiche che noi abbiamo affrontato il mercoledì con la conduzione di Giampaolo Balsamo, proprio nella puntata di Fatti e Misfatti che si occupa dell'approfondimento di cronaca. Abbiamo parlato di cyberbullismo, questa nuovo modo poi e forma di bullismo che naturalmente si diffonde velocemente perché usa il mezzo della rete. I ragazzi domani, ma poi nei casting, ma poi anche nella realizzazione vera del cortometraggio saranno i protagonisti. Grazie attraverso quasi un gioco, quasi questo modo di esprimersi, però si può insegnare ed educare a loro anche atteggiamenti positivi legati proprio alla tematica. Sì, penso che questa sia una delle forme migliori per avvicinare i ragazzi a questa tematica che spesso viene anche sottovalutata. E in realtà la nostra scuola, in primis la nostra dirigente, la dottoressa Grazia Malder, è molto sensibile a questo problema, è molto vicina a tutte quelle situazioni critiche che si verificano, che però spesso vengono anche sottovalutate dal contesto familiare e sociale. Quindi questo sicuramente è un ottimo modo per veicolare un messaggio forte a tutti quanti, in modo che si ponga più attenzione a quelle situazioni un po' più difficili, più complesse, in modo da garantire una sinergia tra la scuola e la famiglia. Secondo te, quali sono le azioni di bullismo più comuni tra i ragazzi, tra i bambini, nell'ottica magari della Della scuola scuola media o della scuola primaria, sì, io primaria? insegno nella scuola primaria, in realtà proprio di bullismo magari forse è un po' Sì, magari difficile senza parlare, enfatizzare. però forse la difficoltà della serena convivenza in classe, ci sono atti di atteggiamenti insomma un po' più estremi, più forti, compagni un po' più deboli che possono essere presi in giro, ragazzi che tendono a sopraffare gli altri. C'è piccoli atteggiamenti che però indicano che c'è un disagio e una difficoltà di vivere serenamente i rapporti sociali con gli altri. Quindi, partendo anche da queste piccole cose, magari educare una convivenza serena con gli altri nel rispetto delle diversità può essere utile per evitare poi che il problema sfoci in situazioni più complesse, più gravi. Naturalmente ricordiamo che tutti gli insegnanti, quelli della vostra scuola, ma Sì. di tutte le scuole poi sono molto attenti proprio Sì. nel cercare sempre di amalgamare Le la massa, dinamiche esatto, relazionali degli alunni proprio nelle dinamiche di quotidiane. relazione, perché naturalmente soprattutto magari nei primi anni, la prima, la seconda, il secondo anno della scuola primaria, questi bimbi arrivano praticamente da un contesto totalmente diverso che è quello Diverso, del gioco e non quello esatto. dell'applicazione e dello studio, e voi sicuramente fate un ottimo lavoro. Come si svolgerà? Se avete già un po' le idee o come sta vivendo la scuola e gli alunni che parteciperanno a questi casting? Sono Sì, i bambini entusiasti? sono contentissimi, sono molto eccitati di questa esperienza, non vedono l'ora infatti di incontrare poi chi si dovrà occupare della produzione, anche per avere un po' idea del loro ruolo. E nel frattempo noi insegnanti a scuola abbiamo iniziato a spiegare loro in che cosa consiste questo progetto e quindi ad affrontare in maniera un po' più specifica questo tema, che comunque è un tema che viene affrontato sempre, la nostra scuola è molto attenta, ci sono stati anche in passato e continuano delle conferenze, degli appuntamenti sul bullismo, quindi è un tema che ci sta a cuore. Perfetto, e quindi un in bocca al lupo ai piccoli protagonisti Grazie. Battisti Giovanni Giovanni XXIII XXIII. dell'Istituto Comprensivo, perché magari questa prima esperienza Sì. può portarli magari anche alla passione legata a quello che può essere magari più in là il teatro, piuttosto che la Esatto. televisione, piuttosto che il cinema, sempre se fatta soprattutto per gioco, almeno per quanto riguarda
quell'età. Angelica, invece, tu sei la direttrice di produzione, ma io voglio parlare un po' del tuo percorso, perché tu arrivi come direttrice di produzione, però è un tuo percorso artistico sì. proprio. Sì, buongiorno, io sono attrice, sono responsabile anche di questo cortometraggio. Oltre a essere un'attrice, sono anche fotomodella e sono anche una collaboratrice di Rossa Lo Iodice, di Miss Ragazza Cinema OK, in più direttrice di questa produzione di Volti dell'Ombra. Abbiamo svelato anche il titolo questo cortometraggio e passo subito allora con Rosa. Volti nell'ombra perché? Allora, Volti nell'ombra inizialmente è stato chiamato I Cinque Volti perché volevamo chiudere nel cortometraggio i primi cinque volti del bullismo. Poi, essendo un cortometraggio, abbiamo capito che non si può creare, diciamo, parlare di tutto. Quindi abbiamo preso questo titolo, Volti nell'ombra, per il semplice perché loro sono nell'ombra, questi bambini. Perché fino a quando si capisce il problema è tardi, perché già hanno avuto un loro percorso di vita. Perché i bambini non parlano con le famiglie di questo problema, cercano di superarlo da solo, ma allora hanno bisogno di aiuto fin dalla radice del problema. Quindi invito anche i bambini a parlare con i genitori e le famiglie, anche se per loro sembra una stupidità, però devono parlare perché poi è troppo tardi. Loro vivono nell'ombra e noi dobbiamo aiutare a uscire da quest'ombra che avvolge il loro problema. Le scene verranno girate sia nella scuola che anche nel centro storico di Corato. Questo per quanto riguarda la città di Corato, però sì. ci sono anche altre città sì, interessate. Sì, verranno sia altri paesi limitrofi e in base alle location a cui noi servono, ma ho perso il filo, scusatemi. Sempre il centro storico. Il corto parla praticamente di quest'uomo che si rivolge a una psicologa perché appunto lui ha subito e quindi sia bullismo che vittima e lì si ritrova a raccontare se stesso. Adesso non voglio svelare tutto no, perché assolutamente no, perché poi il tema sarà magari molto interessante. Anche approfondimento di una prossima puntata del nostro programma, quindi è un viaggio, un déjà vu nei ricordi di questo uomo e quindi si vedrà un po' la storia di questo uomo sì, che ha subito ci questa... saranno dei colpi di scena, sarà molto interessante. Noi vogliamo proprio arrivare al nostro obiettivo e credo che ci riusciremo perché è molto bello come sceneggiatura e quindi... Ricordiamo la regia. Allora, Fabrizio Pastore è un regista barese che già ha creato un suo film Dove chi entra urla, che il protagonista è Gio Pompillo, che ha vinto X Factor, quindi già il suo successo. Lui è molto creativo, e, ho detto già anche prima, è un artista a 360 gradi, quindi confido in lui, so che ci riusciremo. Niente Carlo. Perfetto, no, perfetto. In bocca al lupo naturalmente grazie. Per questa esperienza. Invece con Grazia volevo affrontare un po', l'abbiamo toccato, quello che è il discorso del cyberbullismo. Sì. Ecco, secondo te, tu che ti confronti giornalmente con i bambini, secondo te usano troppo, forse non nella scuola primaria, ma già a partire dalla scuola media, usano troppo internet, Facebook, questo aprirsi sì. subito al mondo, cosa che magari non succedeva con la mia generazione, generazione. E quindi di conseguenza guardano troppo e non hanno coscienza e conoscenza di quello che è reale e quello che invece è purtroppo solo virtuale. Anche nel male. Sì, purtroppo devo in realtà dirti che anche i ragazzi della scuola primaria
già a partire dalle ultime classi utilizzano questi nuovi strumenti di comunicazione, purtroppo senza avere la consapevolezza piena di che cosa significhino. Quindi è un problema comunque forse anche altrettanto reale come quello del bullismo concreto, cioè l'utilizzo di questi mezzi di comunicazione, della realtà virtuale, senza saperne conoscere come usarla e quali siano i loro limiti, purtroppo è un problema molto sentito nei ragazzi, sia negli adolescenti ma anche nelle fasce, insomma, che precedono l'adolescenza. Quindi sarebbe anche importante aiutare i ragazzi a capire come gestire, i ragazzi e i genitori anche soprattutto, come riuscire a gestire questi nuovi mezzi di comunicazione, dare dei limiti anche. Sarebbe veramente molto importante. Secondo te, i ragazzi, parliamo magari più nella fascia dopo La scuola primaria. la scuola primaria, però tra ragazzi e genitori c'è ancora dialogo o il tutto a volte magari si riduce anche attraverso l'uso di WhatsApp per dire dove sei o quando ci vediamo, come d'altronde succede anche per gli Io mi adulti? auguro che ci sia, cioè quello non dovrebbe mai mancare. Spero solamente che questi nuovi strumenti, quali WhatsApp, Facebook, non siano sostitutivi del dialogo sano intorno a un tavolo a casa, ecco, tutto qui. Cioè, magari possono essere strumenti importanti per i ragazzi per sentirsi meno soli, però laddove vengono usati in maniera consapevole e sana, da non sostituire alla classica calda comunicazione faccia a faccia tra gli amici e tra i genitori. Assolutamente, perché poi vediamo i drammi arrivano proprio quando manca questa, come dicevi tu, sana comunicazione, questo confronto che invece se avviene attraverso un telefonino, uno smartphone, non dà il giusto peso per quanto riguarda il confronto. Per quanto riguarda invece Gerardo Placido, Rosa, lui è l'attore protagonista. Ecco, perché Gerardo Placido, innanzitutto come idea, nell'interpretazione, suppongo, dell'attore protagonista Sì. di questo cortometraggio, e poi lui come ha risposto? So che lui comunque ha anche interpretato ruoli in altri progetti legati al sociale. Allora, l'idea è nata, cioè, da me, nel senso in cui l'ho visto, essendo che già lui ha affrontato queste tematiche, comunque ho visto il suo curriculum, un po' i suoi lavori, e ho trovato ideale la sua figura, anche nel suo modo di interpretare le sue cose, di un attore ormai di vecchia data, e lui ha accettato subito. Io sono anzi contentissima perché, tra virgolette, sono una nuova produttrice, quindi per me è un onore che lui abbia accettato, non conoscendomi, quindi da lontananza, le è piaciuto questo progetto e ha accettato subito. Noi inizieremo le riprese intorno al 19 marzo con lui e quindi verrà qui in Puglia, conoscerà, penso, la conosce già la nostra Puglia, però sono contenta che lui venga qui da noi e ci faccia anche da spalla, parlando, portando anche in giro questo progetto. La prima sarà data a Milano, quindi nel suo teatro, quindi voglio dire, per Insomma, me parte dalla Puglia, sì, è però il progetto tutta ha un Italia, sì. respiro nazionale e quindi è giusto pure, anche perché il fenomeno, come ricordavamo proprio all'inizio della nostra puntata, comunque ha visto casi di cronaca, ricordiamo il caso di Pordenone, ma ci sono anche casi, se non erro, nel Mantovano, proprio di qualche giorno fa, proprio legati a questa situazione di mancato confronto, ma anche di purtroppo reale situazione non ideale per quanto riguarda i bambini, che porta anche a volte anche al suicidio, e questo sicuramente è triste per bambini di tenera età. Io stacco un attimo da questo
da questo argomento, perché leggo proprio dalla Gazzetta del Mezzogiorno ed interessa Grazia di un'iniziativa che partirà proprio domani, sabato 27 febbraio a Barletta. Ci sarà una manifestazione nazionale chiamata Cardiologie Aperte, organizzata dalla BAT Cuore in collaborazione con la Protezione Civile della Puglia, il centro di formazione BAT dell'unità di riabilitazione cardiologica del vecchio ospedale, dove ci sarà uno screening proprio legato ai bambini. Perché? Perché il consigliere regionale Ruggero Mennea, un consigliere della BAT, si adopererà per il rilascio del certificato autorizzativo per l'uso dei defibrillatori semiautomatici. Questo è un altro problema, non naturalmente come il bullismo, però ricordiamo di un fatto di cronaca avvenuto proprio qualche giorno fa a Trinitapoli, in un campo di calcetto, dove purtroppo un ragazzino di 13-14 anni è venuto a mancare per un problema cardiologico. Ci sono ancora delle indagini, non entriamo nel merito, però ricordiamo che l'uso del defibrillatore, anzi la presenza del defibrillatore soprattutto in luoghi come scuole, pubblici, ospedali, uffici pubblici, palestre, oratori, è praticamente obbligatorio. Ecco, a scuola come siete messi da questo punto di vista? Allora, nella nostra scuola il nostro dirigente ha sempre tenuto che tutto il personale della scuola fosse formato in merito al primo soccorso. Quindi questo è sicuramente da diversi anni, sì, tutto il nostro personale è formato. Si provvederà nel giro di quest'anno scolastico, entro quest'anno scolastico, a un nuovo corso di formazione di primo soccorso, e vengono individuate all'interno della scuola delle figure con dei compiti specifici. Chi ha il compito di primo soccorritore ha una formazione ulteriore perché possa intervenire in situazioni critiche, quindi con l'utilizzo di strumenti specifici. In questo caso credo che verrà fatta una formazione proprio anche a noi insegnanti, dovendo comunque intervenire al personale che è a scuola, quindi comunque anche da questo punto di vista c'è molta attenzione. Perfetto, quindi un plauso alla scuola, all'Istituto Comprensivo Battisti Giovanni XXIII di Corato, ma un plauso anche al consigliere regionale Mennea, che si adopererà proprio per questo rilascio autorizzativo per quanto riguarda i defibrillatori. Quindi a volte quando le forze positive si mettono insieme, c'è sinergia. Esatto, tutto diventa più semplice, anche l'iter di questa macchina burocratica che a volte ingabbia un po' le situazioni. Angelica, parliamo un po' di te. Allora, hai detto che comunque hai fatto tante cose, sei fotomodella, attrice, dove hai partecipato? Perché allora, io tu sei molto emozionata, quindi dobbiamo un po' cercare di stemperare questa... Allora, io ho fatto la mia prima comparsa in un Natale stupefacente 2 anni fa, poi ho girato Il Sistema, che andrà in onda prossimamente. A breve sto girando Il Portinaio di Franco Di Giglio, e adesso mi sto mettendo in opera di questo cortometraggio. Per quanto riguarda il bullismo, Carlo, io ti spiego, io quando ero piccolino ne ho subito, so cosa vuol dire. E voglio lanciare anche un messaggio a questi bambini che fanno questo bullismo a questi poveri ragazzi e ragazze. Ma non parliamo solo di questi bambini, anche i ragazzi, perché credimi, non è bello. Non è bello, a non andare a scuola, a non mangiare, a non fare i compiti, tante cose, credimi, non è bello. Io ci credo. A questo punto la tua partecipazione a questo progetto è ancora più sentita, perché hai detto che provieni da un'esperienza. Sì. Senza entrare nel merito, magari se non vuoi, ma cosa ti è successo? Io avevo 12 anni quando è cominciato tutto.
Avevo degli amici abbastanza ripetenti che mi aspettavano fuori dalla scuola, non volevano che dovevo fare la colazione, cioè dentro la scuola, ovviamente la Certo. merenda, la palestra, non volevano che dovevo fare la palestra, sai. Beh, siccome, tra virgolette, sono la secchiona della classe, perché mi piace molto studiare. E loro mi obbligavano a tante cose, credimi Carlo, io quando sento i telegiornali, questi bambini che si suicidano, questi ragazzi che si tolgono la vita, io come se ritorno indietro e mi ricordo il mio passato e mi metto a piangere. Io, ecco, voglio andare fino in fondo, voglio lanciare un messaggio che non devono fare così. La scuola. Si dice che la scuola è il tutto, non è vero Carla, non è vero, dipende anche dai genitori, da come educano, la mancanza della presenza dei genitori, ad esempio se un bambino frequenta con persone non poche buone, lui si fa trascinare, però la mamma se lo vede in questa maniera è la mamma che lo deve educare, è la mamma che deve dire no, tu non devi fare così, non che lo lascia fare. E poi cosa succede? Questo, il bullismo, le persone che si vogliono suicidare, che si impiccano, che si buttano sotto i treni, non è giusto, non è giusto e dobbiamo fermare. Tu Dobbiamo come hai fermare. superato poi questo momento triste della Ho tua... superato, mi sono voltate le maniche, adesso basta, da mattina mi sono alzata così, ho messo basta, basta e basta, sono andata a scuola e non lo so, qualcuno del di là mi avrà aiutato, credimi, qualcuno mi avrà aiutato. E mi sentivo una forza interiore, come se mi dice devi affrontare questo problema, perché se no non si può vivere, non si può vivere così. Perché non si può, perché facciamo un esempio, una ragazzina adolescente, piccolina, cioè non deve subire, poi sai, diventa più grande e si ricorda e diventa terrorizzata. No, 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 non si può andare avanti così, dobbiamo fermare questo bullismo, sia alle scuole, ma non solo alle scuole, anche fuori. Certo, assolutamente non è un fenomeno relegato solo al mondo scolastico, ma è proprio nelle relazioni tra i piccoli. Volevo chiederti se nella tua esperienza tu hai denunciato, hai chiesto aiuto a qualcuno, ai tuoi genitori, ai tuoi Io ho chiesto insegnanti? aiuto ai miei genitori, però poi mi sono resa conto che non servono mettere in mezzo i genitori, bisogna affrontare da soli. Secondo me bisogna affrontare, far vedere chi sta di fronte che non devi avere paura. Lasciamo stare, sai, questi gang di persone, ragazzi, ho bisogno di intervenire, parlare con la preside, parlare con. Ovviamente con le maestre, perché mettere i genitori ovviamente poi si causa casino, caos e peggiorerebbe, diventerebbe molto Io sono del caotico. parere che comunque, magari tu non l'hai fatto, ma secondo me il confronto poi tra famiglia e mondo della scuola andrebbe assolutamente fatto, perché è proprio attraverso questo Questo sì. dialogo poi che bisogna far capire poi magari al bambino che fa bullismo nei confronti di altri bambini di non continuare con questo Questo è vero. atteggiamento di violenza, perché poi a volte sfocia anche in quello. Tu invece, Rosa, mi dicevi sono una mamma, quindi hai un confronto con Sì. i tuoi figli, anche tu senti attraverso i tuoi Sì, figli di questo. soprattutto tramite questi social network, cyberbullismo, cioè ho visto anche l'interagire, questi gruppi WhatsApp che si formano con la scuola, con la classe, gli amici, quindi la presa in giro, magari un video montato con la faccia dell'amichetto, quindi mia figlia, sinceramente, ho visto una sua reazione, che c'è stato proprio questo video con la faccia di questi amichetti e lei mi fa, mamma, io domani a scuola non ci vado. Ho detto, ma perché? E fa, guarda che hanno fatto, domani mi diridono.
Ecco, il controllo da casa dei genitori, perché se io affido un cellulare a un bambino di 10-11 anni, mi devo assumere la responsabilità di cosa faccia, cioè cosa fa mio figlio con questo cellulare, come diceva prima Ferrucci, perché siamo noi responsabili dei nostri figli, dei loro comportamenti, di come reagiscono. Io ho notato, c'è stato venerdì scorso alla Puglia Film Commission, abbiamo visto 280 persone, quindi anche adulti, Perché ricordiamo il cortometraggio sì. ha anche il patrocinio della Puglia Film Commission. E lì ho visto persone veramente adulte che hanno avuto anche loro queste situazioni personali, cioè alla loro età, ai loro tempi, hanno avuto anche loro cioè, aggressioni. Alla fine è diventato, invece di un casting, era diventato quasi una seduta dallo psicologo. Sì, perché loro si medesimavano di quello che hanno subito loro. Quindi, e non è un problema di oggi, è un problema che esiste da tantissimi anni, quindi è arrivato forse il momento, non dico da me, ma da tutti quanti, le associazioni, quello di affrontare, perché viene intaccata la psicologia della persona che lo porta poi in età adulta ad affrontare magari male la vita, la paura della gente, la paura del giudizio, cioè noi ci riempiamo di paure e questo è grave. Perché noi non dobbiamo avere paura dell'altra persona, perché ci possa fare del male. È, diciamo, bullismo per i bambini, ma poi quando si diventa grandi, stalking, c'è cioè altre situazioni. Quindi è grave, è una cosa molto delicata, un argomento molto delicato, quindi bisogna saperlo affrontare con le pinze e capire. E assolutamente, è anche giusto che attraverso questo cortometraggio, suppongo poi, anche se non ci vuoi svelare tanto, Sì. con un risvolto positivo di Sì, questa storia, far capire magari a chi lo vedrà, e saranno i bambini, ma anche soprattutto i genitori, che bisogna seguire i bambini proprio perché costruendo e indirizzando la generazione che cresce. Poi si possono costruire dei futuri cittadini di questa nazione, anzi di questo mondo. Ci sono altri progetti, grazie, all'interno della vostra scuola, oltre a questo che state seguendo in maniera particolare? oltre al di là Sì, sì, sì. di questa tematica, sì, in realtà la nostra scuola è aperta a Per tantissimi esempio, so che oggi progetti. in contemporanea, noi adesso siamo in diretta, ma Sì, proprio nel nell'istituto. nostro auditorium era ospite il professor Sabatini, come ormai da anni avviene, quindi siamo veramente onorati di questa presenza. Avrebbe tenuto un incontro sulla grammatica valenziale, quindi siamo felici ancora una volta di ospitarlo, ma i progetti veramente sono tanti. Ci sono comunque progetti di lingua inglese, io personalmente insegno inglese, quindi ci sono tante attività di lingua inglese sia a livello europeo con l'eTwinning, sia col progetto Trinity, poi abbiamo il progetto teatro, quest'anno la nostra scuola, il nostro istituto comprensivo, quindi abbracciando i bambini, i ragazzi dalla scuola primaria fino alla scuola media, realizzeranno uno spettacolo teatrale. Quindi abbiamo deciso di creare una piccola compagnia teatrale a scuola perché riteniamo che sia importante anche lo strumento, insomma, questo altro tipo di comunicazione per far crescere i ragazzi. Ci sono percorsi, dei progetti di educazione alimentare, dei progetti sportivi. Abbiamo partecipato insieme alla Matteotti, abbiamo svolto delle attività di mini basket e poi a livello nazionale abbiamo degli esperti del CONI che svolgono attività di educazione fisica. Ci sono i progetti di musica, abbiamo siglato un accordo con la Stravaganza, quindi si avvierà un percorso di collaborazione con degli insegnanti di musica, con i nostri ragazzi, quindi veramente abbiamo veramente Tanto tanto da tanto da fare. offrire ai ragazzi. E per quanto riguarda, nel tuo specifico, l'insegnamento della lingua Inglese. inglese, a quell'età è giusto far capire già che esiste una lingua diversa dalla Sì. nostra, e quindi. Sì, sicuramente, io sono convinta che prima si inizi tanto meglio è. Ovviamente la didattica della lingua inglese nei primi anni è completamente differente, tutto sotto forma di gioco, perché i ragazzi, i bambini devono capire che non c'è nulla di
difficile, non è niente di lontano, anzi deve diventare qualcosa di naturale per loro, quindi sotto forma di gioco si avvicinano alla lingua per poi impararla a studiare in maniera un po' più organizzata e formale. E poi in questo mondo globalizzato serve tanto. Assolutamente serve tanto. Angelica, i tuoi progetti futuri extra, ricordiamo il titolo del cortometraggio? I volti nell'ombra. I volti nell'ombra, extra volti nell'ombra. Quali sono i tuoi progetti futuri? Ti vedono già impegnata, dicevi, nella realizzazione di altri film? E poi? Attualmente il portinaio, poi sto decidendo di fare altro progetto, sempre per quanto riguarda la violenza. L'impegno sociale. Sì. Perfetto, perfetto, quindi un in bocca al lupo anche ad Angelica Lobuono, ricordiamo direttrice di produzione di questo cortometraggio I volti nell'ombra. Rosa invece, adesso tutta proiettata sulla realizzazione di questo cortometraggio naturalmente. Eh sì, io adesso sono impegnata a 360 gradi perché comunque è un lavoro non molto facile, quindi location, studiare un po' anche il problema, perché alla fine conosco il problema ma non lo conosco in fondo, diciamo, come voglio dire, capire di più come arrivare ad affrontare questo problema, anche perché questo è anche un insegnamento che porto a casa, perché tutto diventa scuola. Cioè, lo sto studiando, mi interfaccio con degli psicologi, cioè capire un po' il problema, però questo porto a casa. È quello che faremo noi a scuola. Sì, noi giocando con questi ragazzi li facciamo interagire, però loro insegnano e portano a casa. Cioè, alla fine l'obiettivo è questo. Quello che manca oggi è il rispetto, insegnare il rispetto verso l'altra persona. Quindi, dopodiché ci saranno altri progetti sempre sul sociale, sulla violenza sulle donne, quindi andremo anche a vedere altri aspetti del sociale perché i problemi sono tanti, adesso impegniamoci su questo. E certo, è un in bocca al lupo naturalmente. Grazie. Per questo progetto che ricordiamo con la presenza di Gerardo Placido come attore protagonista di questo cortometraggio, un cortometraggio che poi parteciperà a diversi festival in ambito nazionale, ma che sarà sicuramente di supporto valido all'interno delle scuole proprio per far emergere questa problematica legata al bullismo ma anche al cyberbullismo. Io ringrazio per essere stati qui con noi questa mattina. Grazia Ferrucci, insegnante e collaboratrice del dirigente scolastico e che ringraziamo naturalmente dell'Istituto Comprensivo Battisti Giovanni XXIII. Ringrazio Angelica Lobuono, direttrice di produzione, con Rosa Loiodice, produttrice di questo corto I volti dell'ombra, tutto dedicato alla lotta contro il bullismo. Fatti e misfatti finisce qui, abbiamo parlato di una problematica come quella del bullismo, però in chiave positiva, infatti è questa proprio l'idea di questo cortometraggio, far emergere il problema, parlarne, diffonderlo e quantomeno trovare poi, per quanto possibile, delle soluzioni a questa annosa problematica. Noi ci rivediamo sempre lunedì, il lunedì e il venerdì vi ricordo l'appuntamento è sempre dedicato alla Puglia in positivo, mentre approfondimento di cronaca il mercoledì condotto da Giampaolo Balsamo, proprio perché la nostra trasmissione Fatti e Misfatti è anche una trasmissione di servizio che fa emergere quello che di positivo sicuramente ma anche di negativo esiste in questa nostra regione. Grazie e arrivederci.